Qualche altra notizia sulle matite? Provate varie, anche dei temperamatite che temperano con più sfinato, eccetera. In genere sono o quelli a manovella oppure elettrici, consumano un sacco di matita e le punte non è che sono così soddisfacenti, almeno per me. Alla fine, questo temperamatite, che è un temperamatite della Staedtler, ha le lame molto ben affilate e due tipi di buchi, però lo trovo alla fin fine migliore. Personalmente amo temperare le matite in questa maniera, cioè fondamentalmente sbuccio la mina, la tengo più lunga, questo oltretutto mi costringe a stare più leggero col tratto. Poi che ho fatto? Ho fatto un tubo nel quale ci sono queste stecche con la carta vetrata, oppure un pezzo di carta vetrata, però facilmente sporcano. Allora io ho preso un tubo di plastica recuperato da qualche altra cosa e ci ho messo dentro arrotolata, non so se si vede, sì, si vede. Vedete la carta vetrata? E mi serve proprio una punta veramente appuntita e non sono riuscito a farla tratteggiando, perché se tieni la matita così, appoggi la mina, come dire, appoggi la mina in questa maniera, no? E quindi piano piano, poi siccome conviene piano piano girare. Che succede? Che viene fuori da sé una punta, altrimenti si può lavorare in questo modo. Qui devo mettere della colla o qualche cosa per bloccare. Comunque, fidati, io faccio questo lavoro qui roteando. Non so se riesco a farvelo vedere. Vedete? Roteo, roteo, roteo. E alla fine ottengo una mina appuntita, se proprio mi serve.